Toscano, partiamo dalla fine, cioè dal momento di sofferenza che ha mostrato, però che ha mostrato di avere la squadra nel proprio DNA, questa capacità di soffrire anche a denti stretti, ma alla fine quello che avete conquistato è davvero importante. Perché non partiamo dopo ci arriviamo. È una caratteristica che una squadra che vuole raggiungere i risultati deve avere, soprattutto in un momento del genere dove sapevamo che non tutti erano al 100%, non potevano avere quel ritmo che abbiamo avuto il primo tempo. Nel momento in cui perdi la gamba in alcuni calciatori, soprattutto nella prima pressione, concedi metri all'avversario. Oggi concedere metri all'avversario ti costringe a portarti uomini di qualità come c'è il Benevento dentro al rigore negli ultimi 16 metri. Potevamo fare meglio in qualche situazione che abbiamo concesso a loro, sicuramente di lettura, però il sacrificio, il salvataggio di Sturaro con Peters, l'emblema della caratteristica che sta toccando con mano la squadra che deve avere, che è quella che quando devi soffrire devi saper soffrire, e oggi ha saputo soffrire la squadra anche. Sì, con calciatori che ti danno tanta disponibilità è facile poi organizzarla in poco tempo, un'identità e uno spirito come hanno dimostrato oggi. E questa è la strada, quindi dobbiamo andare da qui in avanti, prendere le cose buone che abbiamo fatto, che sono state tante. Il primo tempo, secondo me, la squadra ha fatto una partita tatticamente perfetta, togliendo spazio e tempo agli avversari, dando ritmo e qualità al gioco, concedendo niente a una squadra forte. Secondo tempo, quando hai perso gamba, dovevi mettere dentro il sacrificio e la squadra l'ha messo. Sì, ma tutta la squadra ha fatto bene. Stefano ha fatto una prestazione, come aveva fatto anche a Potenza, importante, ma tutta la squadra ha fatto una grande prestazione. Bisogna continuare su questa strada, siamo ancora all'inizio, bisogna crescere, bisogna lavorare ancora, perché c'è tanto ancora da lavorare e da crescere, e secondo me questa squadra ha il potenziale ancora da esprimere. Noi lo sappiamo che possiamo contare su di loro, e oggi l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano, ci hanno sostenuto e li ringrazio, perché ci hanno spinto, ci hanno dato entusiasmo, ci hanno galvanizzato in certi momenti, ci hanno aiutato anche a soffrire. Quando il pubblico di Catania ce l'ha, gioca insieme alla squadra, qualche punto in più si farà.